attacchiamo Nupemiel a Choupo-Moting e una bella vacca e ci siamo. Badalo, una bella vacca a Pavoletti e abbiamo fatto. Quindi 75 ci chiede, 75 gli diamo, 30 ci chiede, 30 gli diamo e go for it. Ricordiamo che stiamo stuccando questa bella SBS sull'account di Gianchi Do Nascimento, Scuola Foot Universe, Musta Sissoko, tiè. To! Bella carta, ravete, vediamo come si presenta in game. Ah, dai, uno doppio polsino, sì, sì, è vero. Maglia attillata, scarpe insomma belle, ma ok, sì sì sì, i presupposti per far bene ci sono. Capello no comment, vediamo. Ultra offensivo, beh, molto molto ingombrante in game, poi guardate come spiccano quei polsini. Devo dire a stile il ragazzo. Io mi sa che Allan si è venuto a partire. Oh, però. Però sembra fast. Sì, ne. Me l'aspettavo molto più tronco, vi dico la verità. Hai capito? Molto più tecnico. Non nulla da confrontare con quei centrocampisti difensivi lì. Cioè, vedi, questo qua si tira tutto cosa a priest. Mette sempre sempre il piede non appena vi avvicinate all'avversario. Sembra bello automatico. Sapete cosa si intende l'automatico, senza che ve lo... Allora, vediamo come si comporti. Oh, ma non me lo... avete visto com'è andato da solo? Io là non me l'ero selezionato, ne ho premuto... Ne ho premuto la... Fateci caso quando... guardate l'indicatore mio. Guarda, guarda come ci va da solo. Sembra bello automatico. Caspita. Gli automatismi ci sono. Ci sono, ecco. Allora, cioè, che pulita chi sta. Per il body type che ha... Guardate che non è da poco fa ste robe, Grazie, grazie, troppo buono, Sir, meno male qualcuno che apprezza. Virtus Sissoko! Gentilissimo, gentilissimo, Sir. Sissoko è notevole. Guarda, guarda come, come intercetta da solo. Ovviera. Ma proprio un botto... Guardate quanto è grosso fisicamente, ma poi che bei passaggi fa, cioè. Sembra non avere neanche problemi a livello di passaggi, perché sappiamo, no, i limiti di sto Sissoko gli anni passati. Madonna, sto Aubameyang quanto è forte. Cioè, guardate qua, aiù, chi stucca? È un muro. Lo dovete vedere come un Vieira tecnico. Ma poi guardate come ci va già da solo in parte a contrastare. Cioè, è proprio in un bello CDC. Io l'ho sempre, ammetto di averlo sempre schifato. Guarda qua, guarda che bellezza, ti è! Automatismi difensivi in più rispetto all'altra versione, non era manco... Guarda, guarda come siamo buoni in due stretti. Oh, Maron! Maron, acchiappa chi... Maron! Sissoko Do Nascimento la butta dentro e si fa pure una grande mescolata di merda. Invece questa... Ma che è successo? Che è sto fumo qua? Che hanno appicciato qualcosa? È un... Fammi su filtrante epico. Sì, bei, bei passaggi. Bella per me. Totalmente fraccio te chi Lucoman. Vedi, vedi come zumbetti chi Sissoko.
Allora, riconcentriamoci nuovamente su Sissoko. Eccolo qui, prende palla, mette a sedere quel capocchia di Acuña. Vedete, Ayu è incredibile come appena si preme la corsa diventa impreciso. Quindi è un giocatore da utilizzare. Vedi? Si allunga la palla. Non sa da mai. Come a Vieira. Tacco la Vieira. Però, a differenza di Vieira, nello stretto è 10x. Non avevo dubbi. Allora, no, Ayu è una piovra, sto Sissoko. Agguanta tutto. Quindi, recap, spam di recap in chat di questo big boy Sissoko, che ricordiamo l'abbiamo sbloccato grazie a Junkie Scuola Foot Universe. Ringraziamo per l'account, uno dei top trader in the world. Allora, come si comporta questo giocatore? Ammetto di essere partito con dei pregiudizi, perché gli altri anni, tolto nella versione base dove all'inizio faceva una gran differenza, le versioni speciali di questo giocatore non mi avevano mai entusiasmato al punto tale da dire ok, ci sta a spendere 500k, mi viene in mente il Footmas, quello che caspita. Questo è totalmente diverso. Con quel 4-4 si apre un mondo, e in più ha un comportamento in game sorprendente lato gestione del pallone. Allora, ve lo descrivo come in game. Enorme, body type simile Vieira. Come posizionamento in game è ovunque, ha alto alto, ma quell'alto alto, che ricordiamo è un top work rate per i centrocampisti, fa sì che sia ovunque, ma nel suo caso non va fuori posizione, cioè non vi lascia scoperta la difesa. Quindi quell'alto alto abbinato a 99 di aggressività e quelle ottime stats difensive fa sì che sia un giocatore che tende ad andare sempre a chiudere le linee di passaggio, tutti gli spazi un po' più vuoti, quello se deve avanzare un pelo, però non ve lascia buchi. Ci ho fatto caso un botto a sta cosa, non lascia buchi. Ovviamente mettete i CDC, copertura al centro e resta dietro in attacco come istruzioni, se no è un problema. Per il resto difensivamente top, si attacca all'uomo, basta che andate sotto con già con l'L2 del classico giocatore che proprio sposta l'avversario e gli leva la palla senza manco fare il contrasto in piedi. Sono quei giocatori calamitati verso il pallone. Quindi difensivamente sembra Vieira. Io fino a mo non avevo mai paragonato nessuno a Vieira, però difensivamente sembra proprio Vieira. Cosa lo differenzia da Vieira? Il fatto che ha 4-4 e che palla al piede ha un'agilità sorprendente. A patto che non premete la corsa. Se non premete la corsa, state sul posto, nello stretto, se gira, si rigira 100 volte su se stesso, anche velocemente, nonostante il 99 di forza, solo l'85 di agilità e di equilibrio. Ah, infilate, protegge palla veramente bene. E poi fa partire dei passaggi fenomenali con il destro e con il sinistro. E quella volta che l'ho fatto tirare ha pure segnato da una posizione anche leggermente defilata, ma non è quello il suo compito. Quindi difensivamente top, mostro assoluto. Può fare il DC? Sì, può fare il DC, lo abbiamo provato anche lì, mantiene la posizione ed è pure bello automatico da DC. Per me il top è fargli fare il CDC oppure il CC. L'unico difetto che ha questo giocatore è che quando premete la corsa ha un modo brutto di portare palla. Lì viene fuori tutta la sua pesantezza. Si allunga la palla, non si fa in tempo quando si ha la corsa premuta a cambiare direzione all'ultimo. È come se perdesse, è come se venisse fuori tutta la forza fisica, la poca agilità, eccetera, eccetera. Quindi ok che gestisce bene palla, ma
non è un giocatore per fare le ripartenze, ok? Quindi questo è il motivo per cui bisogna, così come si fa con Vieira, l'ideale è affiancarlo a dei giocatori tecnici che vi permettono di fare delle top ripartenze. Possono essere Acuña, che possono essere Bruno, De Jong, insomma questi molto, te Verratti, Florenz, eccetera eccetera. Se lo volete affiancare a Vieira ci può stare, perché comunque questo è difensivamente come Vieira, ma sacavicchia tecnicamente, non è Acuña tecnicamente, ma worka. Quindi cercate di affiancargli quella tipologia di giocatore se volete un centrocampo perfetto in termini proprio di completezza. Non ha per me altri difetti. Si rende intesa consigliato Ombra perché gli si va a boostare questa accelerazione e al massimo le stats difensive. E niente, veramente un bello giocatore che non mi aspettavo di vederlo così performante in game. Non vedo stats fake, l'aggressività si sente tutta, qui niente da dire. Come voto gli do un 9, come in generale, come CDC, diciamo, allora il voto è 9. Se lo vogliamo valutare solo come CDC, penso che sia il CDC più forte che ho provato quest'anno. Sto un attimo cercando di pensare a delle alternative. Per me il CDC di ruolo, e per CDC intendo uno che difende solo, era Vieira. Questo difende come Vieira, però è molto meglio, quindi è il CDC più forte che ho provato quest'anno. Però nel complesso 9, perché comunque è abbastanza limitato, seppur ottimo è abbastanza limitato rispetto ad altri nella fase offensiva. No, 9,5 no, perché poi dopo andiamo a sminchiare la mia scala di giudizio. Quindi voto 9 per lui, top player, vale tutti i crediti. E niente, io ve lo straconsiglio. Silentese consigliato Ombra. E niente, fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi, meglio lui o meglio lui. L'unica cosa che vi chiedo è leggetevi i commenti, perché io nella prima oretta dopo che viene pubblicato il video inizio a rispondere un po' a tutti. Rispondo una volta, meglio lui, che ne so, o De Jong. Quindi non mi fate rispondere a 20 messaggi uguali, cercate di dare un'occhiata ai messaggi precedenti, così trovate tutte le risposte ai paragoni, eccetera, eccetera. Va buono? Quindi grazie a tutti per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti se ve lo siete sbloccato e come vi siete trovati. Alla prossima!